l'undicesima edizione a Bari di WordPress Photo e quest'anno abbiamo in esposizione 130 scatti che arrivano da tutto il mondo. 130 scatti che raccontano il mondo e raccontano tante storie. Le storie prevalenti, o perlomeno le tematiche prevalenti, come potete immaginare, è ovviamente il cambiamento climatico che ha un'incidenza diretta o indiretta sulle vite delle persone, quindi è spesso la fonte di crisi economiche, sociali o addirittura di migrazioni di popolazioni intere. E dall'altra parte ci sono ovviamente conflitti, conflitti che viviamo ancora oggi, che i media internazionali di cui parlano, ma anche conflitti di cui ormai non parlano più. Per esempio in un progetto come l'Afghanistan, o comunque questi conflitti oggi sono alla ribalta su tutti i media internazionali, e qui alle mie spalle ce n'è un esempio, è la cosiddetta Pietà di Gaza del vincitore del WordPress Photo of the Year, che è Moab Salem, e ritrae purtroppo un momento in cui dolore e amore si fondono, ma sicuramente gridano e urlano a quella che è l'orrore, la violenza delle guerre e dei conflitti che ci sono oggi. I veri protagonisti di questa mostra non sono soltanto queste foto esposte, ma sono tutti i giornalisti che quotidianamente si impegnano per portare a galla storie che arrivano a volte in media internazionale, ma a volte no. Non a caso all'interno di questa esposizione quest'anno abbiamo un memoriale dedicato proprio ai giornalisti. Ci sono 1553 nomi di giornalisti che purtroppo sono deceduti dal 92 al 2023. Diversi sono gli spunti di riflessione all'interno della mostra. Io invito tutti a partecipare e a visionarla perché è veramente un momento in cui ci si riesce a riposizionare rispetto alla vita quotidiana e soprattutto diventano l'humus e lo spazio ideale per cercare un dialogo, per trovare la pace.